lo schiavo Tranione deve salvare Filolachete, il figlio del suo padrone, dalle ire del padre, il ricco mercante Teopropide. Infatti il giovane, in assenza del padre, ha trasformato la casa paterna in una sorta di taverna pubblica, dove ogni giorno, insieme all'amante Filemazia e allo stesso servo Tranione, allestisce per gli amici sontuosi banchetti che devastano il patrimonio del padre. Ma ecco che dopo 3 anni di assenza, Teopropide improvvisamente ritorna. L'inaspettato arrivo del padrone viene per caso intercettato dallo schiavo Tranione, che subito fa di tutto per impedire che il vecchio, entrando in casa, sorprenda il figlio impegnato nei soliti bagordi. Ordina a Filolachete e ai suoi amici di tapparsi dentro casa, tranquilli e in silenzio. Poi convince Teopropide a non entrare, facendogli credere che la casa sia stata abbandonata perché infestata dal fantasma di uno che vi fu assassinato. Il caso vuole però che, mentre i due parlano, arrivi un usuraio. È quello che ha prestato a Filolachete il denaro per riscattare da un lenone, un protettore, la giovane Filemazia, e adesso pretende di riavere immediatamente denaro e interessi. Tranione deve in qualche modo giustificare la richiesta dell'usuraio. Davanti al padre sospettoso, sostiene che il denaro preso a prestito è servito a Filolachete per acquistare una nuova casa. Per convincere del tutto il vecchio, che insiste per visitare la nuova dimora, Tranione inventa un nuovo inganno e accompagna il padrone a visitare la casa di un vicino. Ma il castello di menzogne costruito da Tranione è destinato a crollare nel momento in cui Teopropide, grazie a un incontro fortuito, scopre la verità. Il vecchio pater si scaglia furiosamente contro il figlio e contro lo schiavo. Solo l'intervento di Calidamante, un amico di Filolachete, lo distoglierà infine dall'idea di punire duramente entrambi.